Non pensavo ad arrivare a Bologna così presto. Sono le 5:30. La città è ancora deserta. È un incanto, è meravigliosa. Mi sembra tutta mia. Incredibilmente belli anche i portici. Ce n'è per chilometri e chilometri. Io credo li abbiano costruiti per non bagnarsi quando piove. Infatti si può attraversare tutta Bologna soltanto camminando sotto i portici. Sulla guida però c'è scritto che anticamente li costruivano perché era un segno di distinzione. Una città molto distinta a Bologna, almeno se devo giudicare da questo posteggiatore così gentile, simpatico, comprensivo. Oh, i colombi! Neanche me ne accorgo e sono in piazza del Nettuno, davanti alla fontana. La fontana è alta 3 metri e 20 centimetri, lo dice la guida. Una montagna di pietra stupenda. È opera del Gian Bologna, un grande artista del Cinquecento. Pare che sia d'obbligo per ogni buon turista ammirarla e fotografarla. Adesso capisco perché Bologna si chiama la grassa. Tortellini, tagliatelle, lasagne, cappelletti, passatelli, mortadella, zamponi, cotechini, salami, prosciutti, filetti di tacchino. Ma come si fa a mettere insieme tante buone cose e a mangiarle poi? Si direbbe che i bolognesi non vivano che per mangiare. La Torre degli Asinelli. Asinelli era il cognome di un'antica famiglia piuttosto bellicosa che viveva sì per mangiare come gli altri del resto, ma soprattutto per litigare. L'altra accanto è la Garisenda, una torre che pende come quella di Pisa. È così da 400 anni e non dà segni di stanchezza o di cedimenti. A muoversi così viene appetito. Direi fame quasi quasi. Facciamo cambio. Per me è un affare senza dubbio. A Bologna mangiare è importante quanto visitare i monumenti. Scommetto che i ristoranti, se non di più, sono visitati almeno quanto i musei. Queste sono fotografie di visitatori illustri, d'eccezione. Sono in buona compagnia, perciò. Ma ahimè, io non posso spendere come loro. Io ho i soldi contati, purtroppo. Bologna è la grassa, va bene, ma è anche la dotta. Nel Medioevo aveva l'università più famosa del mondo. Nella guida è consigliato visitare lo Archiginnasio. Eccomi qua, sono una turista obbediente. Tutti questi stemmi appartengono a studenti, studenti d'una volta, che anziché scrivere sui muri il loro nome, come oggi si usa, vi attaccavano le proprie insegne nobiliari. Ce n'è più di 7.000. La biblioteca incute soggezione. Sfido, 500.000 volumi antichi, 9.000 manoscritti, 40.000 lettere di uomini famosi. Chissà se ci sono anche lettere d'amore. Bologna antica era irta di torri e naturalmente di inimicizie. Le torri erano più di 200, le inimicizie saranno state infinite. Oggi le torri sono cadute quasi tutte. Chissà se i bolognesi saranno finalmente tutti amici.
Nella chiesa di Santa Maria della Vita c'è un autentico capolavoro, il Cristo morto e le Marie piangenti, tutto di terracotta. L'ha modellato Nicolò Dell'Arca, è una delle opere più espressive del Quattrocento. Io che spasimo d'amore per l'adorata. I burattini sono sempre una tentazione. Starei a guardarli per ore e ore come i bambini. Hai somme? Hai sposo la Rosaura, non te? Ah, Sgalopina, ma cosa dici ben so? Mo no, hai somme che sposo la Rosaura? Te hai capito male, hai capito mo proprio male, mo sai. Mo cosa dite? State bene attenti, canaglie, manigoldi. C'è qualcuno invece che pare si diverta più a guardarmi. La vostra rabbia. È uno scocciatore, ci vuol poco a capirlo. Lasciami stare, ma ragazzi, fatta sì, voi la mia testa, mi fate male. Come spunta una bella ficozza. Oh yeah, ma dico, ma perché fate a sé? Ascoltate. Ci sono due tipi di scocciatori. Scocciatori da evitare e scocciatori da non trascurare. Direi che questo appartiene senz'altro al secondo tipo. Siamo andati insieme al santuario della Beata Vergine di San Luca. È in alto, su una collina. Per arrivarci bisogna percorrere un portico lungo 3,5 chilometri in salita. L'abbiamo percorso d'un fiato. Quasi di un fiato. Comunque, non me ne sono nemmeno accorta. Bologna è un incanto, è meravigliosa. Mi sembra tutta mia.